questa mattina ennesimi incendi presso Ex Ilva, presso Acciaierie d'Italia. Due incendi, uno riguardante uno proveniente dal quarto sporgente e l'altro riguardante un nastro trasportatore. Queste almeno le notizie che abbiamo attinto attraverso un contatto telefonico con il dottor Vittorio Esposito, che è il responsabile del dipartimento di Taranto di ARPA Puglia, che dobbiamo dire è stato molto disponibile a darci queste notizie in tempo reale. Quindi una situazione davvero gravissima, non c'è purtroppo nulla di nuovo da aggiungere. Questo stabilimento sta letteralmente collassando, si sta ripiegando su se stesso, all'interno ormai è un catorcio e le emissioni inquinanti ormai sono sotto gli occhi di tutti e hanno purtroppo dei picchi di crescita davvero esponenziali, qualcosa di incredibile. Ma vorrei concentrare l'attenzione su quanto accade, su quanto sta accadendo all'interno. Ecco perché è uno stabilimento che non ha possibilità di ripresa, non ha possibilità di rinascita, va chiuso, è come un qualcosa di preistorico. A questo punto, da consigliere comunale, mi rivolgerò immediatamente al sindaco. Sindaco Melucci è la massima autorità sanitaria cittadina. Il sindaco di Taranto deve intervenire. Alla luce di queste risultanze ha il dovere, l'obbligo di emettere ordinanza di chiusura. Ordinanze, come ho sempre detto anche in campagna elettorale, per ogni sforamento rilevante, per ogni episodio grave o episodi gravi come quelli di stamattina, cosa si fa? Si guarda lo spettacolo? Cosa aspettiamo? Che si consumi una tragedia? Dobbiamo far finta di niente stamattina perché grazie a Dio non c'è scappato il ferito, non c'è scappato il morto? E allora che facciamo? È andata bene e finisce tutto a tarallucci e vino? No, non funziona così. Per cui, caro sindaco Melucci, io ti invierò una nota scritta in cui tu sei obbligato a fare l'ordinanza di chiusura. Non raccontare le favole della decarbonizzazione e non raccontare le favole in consiglio comunale, dici chiusura dell'aria a caldo, poi quando effettivamente hai possibilità, ma hai proprio hai il potere dovere di fare ordinanze di chiusura, tu stranamente non le fai. Comunque, questa è Taranto. Stamattina abbiamo sfiorato le ennesime tragedie. Le immagini sono chiarissime: due incendi, uno al quarto sporgente e l'altro al nastro trasportatore.